Gli emigrati di Villanova Foro hanno assistito in diretta da tutto il mondo alla finale del torneo di pallavolo locale, originale iniziativa per un piccolo paese, che ci racconta Antonio Pintori. La finale combattuta di un torneo di pallavolo in diretta in tutto il mondo, ma non era una partita di Serie A o una gara internazionale. A poche settimane dalle Olimpiadi di Pechino anche il torneo Prazza Egresia Volley di Villanova Foro ha avuto una finestra sul mondo. Il sito locale subidanoese, gestito da Sergio Vacca e Franco Farris, ha trasmesso in diretta la finale del torneo estivo che per un mese ha trasformato il sagrato della parrocchia in un campo da gioco. Già questo è un aspetto originale, non sabbia o campo sintetico ma mattonelle dove si sono dati battaglia 52 concorrenti divisi in 10 squadre. Dopo 3 settimane di prove, subidanoese premiato come miglior blog d'Italia dal Sole 24 Ore, ha realizzato la prima diretta con una semplice webcam sistemata sul muro della chiesa. Gli emigrati di Villanova Foro sparsi nel mondo hanno assistito in tempo reale alla partita, commentata da Nicola Pugedu e vinta dai Conto Zero. 100 i contatti con un picco di 62 emigrati collegati nello stesso momento. Share da record per subidanoesu, subissata di messaggi la chat, saluti da emigrati di Londra, Torino, Parigi e Roma, per citarne solo alcuni, ai parenti in piazza o in campo. Prossimo progetto del sito, una TV web 24 ore su 24 con dirette e filmati sul paese. Il torneo si è concluso con una festa finale fra pasta fumante ed allegria, perché lo sport a Villanova Foro è soprattutto socializzazione.